Ciao. Ascolta, ti chiedevo questo, ci ricordiamo, partiamo un attimo dalla sconfitta di Modena, se sei d'accordo, perché prima dell'1-0 era stato un discreto Cesena, se fosse andata almeno dentro una palla sarebbe cambiata la partita. Poi dopo c'è stato quel blackout di 1 minuto e mezzo, che è un po' inspiegabile, anche considerando il fatto che dentro Cesena ci sono tanti giocatori comunque navigati, esperti. Ecco, spiegaci questo blackout, perché è tutta lì la partita, perché se c'era un gol prima, Cesena con un modulo secondo me mediocre avrebbe fatto ottime cose. Penso che per i primi 20 minuti fino al rigore eravamo in partita, ma ci hanno fatto delle discrete cose. Poi abbiamo preso il gol e, come si è capitato spesso in questo campionato, ho preso il gol e siamo andati in confusione. Sta di fatto che dopo 1 minuto abbiamo preso il secondo gol e poi è normale che in 10, 2-0 diventa tutto più difficile, proprio come partita. Ma Riesci a darmi una spiegazione? Lo so che è difficile, però. no, è successo che un conto era veramente rimanere 1-0 in 10, tenevi la partita aperta perché si sa nel calcio anche un calcio piazzato, qualcosa ti può cambiare il risultato in un attimo. È stato che su 2-0 in 10 poi diventa duro. La cosa è, il fatto non è tanto dare una spiegazione, ma che abbiamo ricommesso gli errori che commettevamo un mese fa, Un mese fa. un mese e mezzo fa, quando magari hai perso il caso con Novara con un'espulsione, cose del genere, quello che non va bene, perché comunque ci sta di perdere, puoi perdere, però devi perdere in un altro modo. Approccio queste due gare, in una specie di questo piccolo ritorno, una squadra che è scolpuri, comunque sono quelle squadre difficili da affrontare, Sì, è una molto squadra difficile. tenace. Come che gara vedi, pensi anche una brutta partita, una gara sporca, oppure potrebbe essere spettacolo, tanti gol, cosa pensi? Spero che sia una partita vincente più che altro. Che sia bella, brutta, fa poco conto. Adesso dobbiamo pensare soltanto ai punti e ai risultati. Cioè, dobbiamo stare poco a vedere quanto siamo belli o quanto giochiamo bene, quanto facciamo bene. Nel senso che dobbiamo pensare soltanto a vincere e a fare risultati, più possibile. Perché comunque questa squadra non ha dimostrato il suo valore e deve dimostrarlo per forza.